Pronto? No, il tribunale non è più qui. Sì. Va bene, aspetto. Te l'ho portata la sedia che volevi, eh? Prego. Attaccale belle dritte, eh? Nonna, ma perché non l'attacchi tu? Ma che sei cieca? Non si dice cieca, si dice non vedente. Sbrigati, che appena hai finito andiamo a cercare il gatto. Aspetta, aspetta. Ma come aspetta? Marianna! Marianna! Marianna, torna qua, Marianna! Nonna, ma la palla è uscita fuori! Fai scimunire, mi fai. Dai, non ci devi andare più, capisci? Mai ci andiamo. Allora. Il maresciallo dice che ieri notte è scappato uno. Dice che secondo lui non può essere andato troppo lontano. Mancava solo questo. Io mi sono rotto. Non vedo l'ora che ce ne andiamo da sto posto. Ma che la porti a fare, altra roba? Tra poco ce ne dobbiamo andare. Finisci. Ti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì. Chi è? Chi è? Allora, vuoi venire? Thank you.
Non ce la fai ad andartene, vero? Anche se adesso puoi. E ti capisco. Sei stato tanti anni chiuso in quella piccola cella. E poi all'improvviso arriva la libertà. E non ti sai più muovere. Non sai dove andare. Come quando c'è il buio, che non sai che cosa c'hai davanti a te. La libertà è bellissima. Ma io qui in prigione mi sento sicura. Grazie. Nonno, nonno, la palla è sparita! E dov'è la palla? Dove è andata a finire la palla? Eh? Eccola, ti ho fatto uno scherzo. L'abbiamo trovata. Nonno, perché la nonna non ci vede? Perché, perché? Perché anche la nonna almeno un difetto ce lo doveva avere. Altrimenti era perfetta. Come un angelo. Io che difetto ho? Tu fai troppi dispetti. E poi non ti finisci mai quello che c'è nel piatto. Aspetta un attimo, eh. Oggi hanno chiamato per dire che domani fanno un'ispezione. Che c'è? Vengono dal ministero a vedere, non so che, l'archivio pare. Pare che qua buttano giù tutto. Che c'è? Che c'è? C'è che io sono cieca? E tu non vedi niente? Adesso basta, eh? O te ne fai una ragione o finirai a pezzi pure tu, lo capisci? Lo capisci questo? Lo capisci sì o no? E rispondimi quando parlo! Va bene, le buttano giù tutto, ce ne dobbiamo andare! Non sono io che me ne voglio andare, ce ne dobbiamo andare, lo capisci? Te ne devi andare. Hai capito? Hai capito? Vogliono buttare giù tutto. Te ne devi andare, hai capito? Se vengono e ti trovano, ti rimettono in galera. Hai capito? Vogliono abbattere giù tutto. Mi senti? Mi senti? Ehi. Senti. L'altra notte dal carcere di Torino, i carabinieri si sono messi subito sulle tracce del fuggitivo. L'evaso, raggiunto dalle forze dell'ordine, ha dato vita ad un pericoloso scontro a fuoco, nel quale è stato raggiunto da un proiettile che lo ha ferito a morte.
Arianna. Arianna, vieni un po' qui. Ma che gli hai fatto qualche scherzo a nonna sti giorni? No, io non faccio scherzi. Adesso, di la verità. No. Dimmi la verità. Non solo. Lo vedi? E che scherzo gli hai fatto? L'ho seguito dentro e gli ho tirato la palla. Ma perché? Volevo vedere se non ci vedeva veramente, ma non mi ha visto. Allora sei cattiva. Guardami. Giochiamo? Dai, forza. Facciamo il rimpallo al muro, eh? Vado io? Però veloce. Che fai? A te. A me. Magari non ti interessa, ma te lo ricordi quello che è evaso l'altra notte? Pare che ha preso un aereo e se n'è andato via. Ma la riprenda adesso. Demoliranno tutto qui?